Ma voi vi conoscete veramente? Questo è Tea Time! Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio, io sono Nick. E io sono Fabio. E io sono Sara. E oggi, insieme a questa nuova ospite, testeremo la nostra amicizia. La sua paura più grande? Allora, fammi pensare un attimo. Forse quella di... di perdersi, tra virgolette, nel suo percorso. Per i sentieri. Della vita. Montagna. Quella di fare un lavoro che non ti piace. Non è la paura proprio grande. Il buio. I gatti. E ce ne hai tre. No, la mia paura più grande è rimanere da solo. Ah no, lo sapevo. È l'unica paura che avete. Ci siamo noi. Che culo, allora è meglio rimanere da solo. Primo CD comprato? Da me. Ma tu non sei mica uno che li pirata tramite internet e no, quindi una roba illegale. Io compro su iTunes ogni canzone che scarico. E quindi non è mai comprato il CD? No, infatti sono povero. No, scherzo, no, ho comprato un CD. Il primo CD... Di Salmo? No, no, non ho mai comprato un CD di Salmo. Molto prima. E allora che cosa? Mi arrendo. No, aspetta. Bruce, ma tu sei l'ospite, oh, cosa c'entri? Ma adesso l'arbitro suggerisce. Ma perché lei ha un'amica migliore di te, capito? E l'abbiamo trovata per strada, pensa a te, oh. Da quanto stai insieme, Michele e Fabio? Oh, allora. Mesi precisi? Allora, è un casino. Non dico come... giorni, mesi precisi. Mesi precisi. Allora, sono... 2 anni e 6 mesi. Grande! Che razza di cane vorrebbe Nico se vivesse in una casa con giardino? Ah, diciamo non quel cane di merda che si ritrova. Non lo so. Il pastore tedesco. No. Il chihuahua. No, il pinche. Il giardino. Il chihuahua. Insieme ai topi che c'è sotto il letto, cosa vuol dire? È il cane pastore. Ma cosa hai detto? Cane pastore non è il pastore tedesco. Ehi, mamma mia, che cavolo di razzista che sei, porca mia. È il cane da pecora. Oh, cercate sheep dog. Sheep, non shit dog. Tra l'altro. Se avessi la possibilità di uscire a cena con un personaggio famoso, chi sarebbe? A me o lui? A me su di te. Ma come? La gente questo non lo può non sapere. Caleb. Ma vai a cagare, mamma. Greta Menchi. È meglio! Se potesse essere un personaggio famoso, chi sceglierebbe? Io. Infatti, tu non sceglieresti mai di vivere la vita di un'altra persona. Come no? Con il mio numero 50 euro PayPal, te l'ho detto prima. Ah, ok. No, giusta! Giusta! No, sceglieresti fare la vita di... E ce ne sono molti, perché lui ogni cosa che su cui si fossilizza... Sì. Aspetta, ce l'ho. Vai. Come cazzo... aspetta, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome, è quello... Oh, perché trovo, è quello che si è rifugiato in Nevada. Montana. Nevada, Montana, sono... Sì, sono... E... Non è normale. Ma... La canzone... Joe Mayer! Cazzo! Mamma mia. Ma... Pensa se è morso da sto coso. Se non fosse nato negli anni 90, in che epoca avrebbe voluto vivere? Secondo me questa non la sa neanche lui. Bravo! È l'unica domanda che non so rispondere, sei di me. Nel 1800 dove... Ma va, ma cosa sei? Mi si vede che non mi conosci.